Buongiorno tappetini miei, buongiorno! Oggi raga 20 minuti di workout alternato con camminata e corsa. Oggi raga è tosto, siete pronti? Andiamo sul tappeto e muoviamoci! Bene ragazzi, accendiamo il tappeto e partiamo! Allora, riscaldamento, velocità 4, pendenza 0 per 2 minuti. Allora, benissimo ragazzi. Ok, questo è il nostro riscaldamento per ben 2 minuti. Oggi, come vi accennavo prima, faremo 20 minuti di workout alternato con velocità 5.5 e 8.5, ok? 5.5 è la camminata veloce, sempre inclinazione 2, sempre, ok? Quindi camminata veloce per 3 minuti, poi portiamo a 8.5 e un minuto di corsa. Poi riportiamo a 5.5, 8.5, 5.5, ok? Questo sarà il nostro workout. Quindi, finiti questi 2 minuti di riscaldamento, mettiamo il tappeto a 5.5. Inclinazione 2 per 3 minuti. Ok? Siete pronti? Siete carichi? Benissimo, io sono carico e sono pronto perché, ragazzi, è stata una settimana veramente tosta. La scorsa, vi racconto un po' quello che è successo, così passiamo un po' di tempo. La scorsa settimana sono stato a fare il mio secondo food tour a Napoli e, raga, è stato veramente esplosivo. Poi vedrete i risultati sia sul mio secondo canale di YouTube Cecco PT sia su TikTok Cecco PT, perché ragazzi è stato veramente esplosivo. E adesso aumentiamo, poi vi dico il perché. Mancano 7 secondi, 4 3, 2, 1, benissimo. Allora, portiamo la velocità a 5.5, perfetto. Inclinazione 2. Ok, 3 minuti raga, 3. Però ve lo dico io, tranquilli. Allora, perché è stato esplosivo, ragazzi? Mamma mia. Perché dopo il primo food tour a Napoli che ho fatto, in tanti mi hanno chiamato. In realtà, mica 200, per carità, ci mancherebbe. 3-4 persone mi hanno chiamato. In più io ho contattato altri 3-4, passatemi il termine, amici, cioè dove avevo già fatto dei video, e per chiedergli se volevano, che visto che erano andati virali, per chiedergli se volevano fare altri video. Quindi comunque è stata una, sono stati 3 giorni ricchi, pieni di appuntamenti, con persone che... nuove che mi avevano contattato e più altre persone vecchie che dovevo già fatto i video. Voi immaginate, questo è giusto per fare due parole, che in, allora sono arrivato giovedì pomeriggio, giovedì a mezzogiorno, quindi la prima visita l'ho fatta dalla Gaia del Vomero, 100 gradi, era verso l'1:30, quindi da 1 a 1:30 di giovedì pomeriggio fino a domenica mattina che sono ripartito, quindi fino a sabato sera sono 2 giorni e mezzo, ho mangiato ben 28 volte, ok? Quindi 28 video. E non è, ragazzi, che io mangio per scherzo, voi lo vedete nei miei video, negli altri video, io mangio per mangiare. Quindi diciamo che un paio di chiletti abbondanti li abbiamo messi su, perché io comunque, raga, quando vado a Napoli mi piace mangiare, non è che vado lì per fare i giochi o per fare le faccine così come fanno tanti miei amici, colleghi food blogger. Io vado lì per mangiare, perché se te devi andare a fare un video devi mangiare. È come quando fai l'allenamento qui, non è che fai l'allenamento sì e poi ti metti qui sopra e aspetti che il tappeto vada solo, bisogna che lo fai. E io quindi quando vado, vado per mangiare. E ragazzi, ma quanto ho mangiato! Mangiato, mangiato, poi sono stato
invitato dal mio amico Pino Bosta a mangiare tutte e tre le sere alla trattoria Antonio La Trippa. Ragazzi, non so se la conoscete, non so se ci siete mai andati. Spacca. La genovese, non mi ricordo un altro primo che ho mangiato. Oh raga, fermi, 5 secondi. Allora, vi ricordate, pendenza uguale, vai, velocità 8.5 per un minuto. Quindi si corre. Eccola lì, un minuto ragazzi, eh. Dopo vi continuo a raccontare, eh. Questo comunque è un workout, ragazzi, di media intensità, eh. Media. Ok. Un minuto fatto, si torna a 5.5, raga. Perfetto. Altri 3 minuti, ok? Questo sarà l'andazzo. Quindi buttiamo su forte il cuore e poi ci riposiamo un attimo. Riposiamo per modo di dire, nel senso che continuiamo sempre comunque a una discreta intensità, ok? Quindi ragazzi, vi dicevo, insomma, ho mangiato... Guardate, mi si illuminano gli occhi quando parlo di mangiare. Sono andato in una pasticceria vicino al Vomero, ragazzi, che vi spoilerizzo questa cosa. Praticamente l'ho vista tramite i social e quindi fa praticamente il pancake, ok? Immaginate di vedere i pancake, quelli che si comprano al supermercato, ma non sono quelli ovviamente, infatti sono fatti da loro. Quindi 3 pancake. Ogni pancake nel mezzo aveva un quintale di Nutella, un quintale. Sopra i 3, quindi pancake, Nutella, pancake, Nutella, pancake, finisce con la Nutella, le granelle di nocciole e poi mi arriva con lo schiaccia... Porca miseria! Con lo schiacciapatate, ragazzi, ok? Ci mette dentro lo schiacciapatate la Nutella, che secondo me era un po', diciamo, un po' ovviamente indurita, perché se tu butti la Nutella dentro lo spermipatate, adesso io non lo so, non l'ho mai provato a fare, ma lo farò, vi giuro che lo farò. Prima voglio buttare via questi 2-3 kg, poi giuro che lo faccio. E se lo metti dentro lo spermipatate, secondo me, visto che è sciolta, già cola, no? Invece sono andati lì, praticamente l'hanno messa dentro e hanno schiacciato lo spermipatate. Ragazzi, è venuto una cascata di Nutella, ma voi non potete capire, credetemi, non potete capire, io sono impazzito, perché poi io sono un goloso di natura, quindi essendo un goloso di natura, capite voi che quando ho visto una cosa del genere, e fate conto che è già, questo sono arrivato il primo giorno, praticamente ho mangiato prima... Da 100 gradi ho mangiato una frittatina alla carbonara, poi sono andato da poke, non mi ricordo come si chiama, poke, sono andato a mangiare l'hamburger e poi sono andato a mangiare questo. Quindi siamo alle 3:30, già avevo mangiato tutte queste cose ed ero non pieno, gonfio, fermi, che siamo arrivati altri 3 minuti. Quindi 2 minuti di riscaldamento, 3 più 1, quindi siamo a 6 più 3, 9, quindi siamo a 9 minuti. Un minuto di corsa, 3, 2, 1, vai, 8.5 raga, e si corre.
Ancora 10 secondi, raga, ci siamo quasi. 3, 2, 1. Ok, stop, si torna a 5.5. Bene. Allora, adesso altri 3 minuti, si arriva a 13. Un altro di corsa a 14, altri 3 a 17, un altro di corsa a 18 e 2 minuti di defaticamento. Ok? Quindi, come vi dicevo ragazzi, questo è un workout di media intensità. Non siamo all'alta, eh? Anche perché ogni tanto, ultimamente ho fatto soltanto workout carichi. Ogni tanto, comunque, durante la settimana va fatto, passatemi il termine, non uno scarico, però questo non è un vero e proprio scarico. Però comunque vanno alternati workout ad alta intensità con quelli medi. Non ve lo faccio, ragazzi, leggero, perché leggero adesso obiettivamente sarebbe insomma sempre solo camminare senza alternare con la corsa eccetera. Ormai siamo arrivati a un livello un pochettino altino tutti insieme, quindi li alternerò media ed alta intensità con, mi piace molto, con gli allenamenti a corpo libero che faccio vicino al tappeto. Alternandoli sono veramente belli, molto simpatici, mi piacciono. Ok raga, e quindi niente, vi dicevo questa cosa, quindi dicevo alle 3:30, alle 4 del pomeriggio, praticamente era già pieno come un uomo. Poi, siccome ero proprio arrivato, perché diciamo il grosso del lavoro l'avrei dovuto fare venerdì e sabato, praticamente cosa ho fatto? Ho detto vabbè, andiamo a fare un giro in via Toledo, perché questi posti sono ovviamente fuori dal centro, ragazzi. Il mio amico Pino mi ha prestato lo scooter e ho girato a Napoli con lo scooter. Beh, non potete capire. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Quindi sono andato in centro, ho detto vabbè, facciamo due passi in centro, e poi ho detto ma perché non andiamo dal mio amico dei Monti Lattari? Non Donato, i Monti Lattari, perché mi piace di più. E sono andato a prendermi un altro panino, a fare un altro video ai Monti Lattari. Giusto per dirvi, quindi sono andato all'altro panino, porca miseria, non ne potevo più. E poi sono andato alla sera, raga, adesso non mi ricordo se dopo i Monti Lattari ne ho fatto un altro di video, c'ho un attimo un dove ho preso una sfogliatella o qualcosa del genere, però non lo so, non me lo ricordo se è stato quel giorno o il giorno prima o il giorno dopo, scusate. E però fatto sta che alla sera sono andato a mangiare dal mio amico Pino da Antonio La Trippa, e ragazzi lì prima sera è stata devastante. Comunque siamo arrivati a 13 minuti, un altro minuto di scatto, vai, 8.5 raga, andiamo, vai, un minuto, carichi, via. Dopo vi spiego perché tengo la mano qua, perché mi balla la catenina, tocca nel microfono e sicuramente fa rumore. Tre, due, uno, ok, a 5.5 raga. Ok, la togliamo un attimo la catenina perché sicuramente batte nel microfono e fa rumore. Bene raga, 14:3:17, gli ultimi 3 minuti e l'ultimo minuto di scatto, poi 2 minuti di defaticamento, ok? Bene, benissimo, allora, ok, ho ripreso un attimo fiato. Quindi vi dicevo, la sera sono andato a mangiare
Antonio La Trippa. Allora, siamo partiti dal... abbiamo fatto un antipasto, uno in due, ok? E ci ha portato una crocchetta di patate, una polenta fritta, un pezzo di un'altra cosa, un'altra crocchetta, e questo è stato il fritto. Poi ci ha portato, ragazzi, i fagioli con la crema, insomma, tipo una fagiolata in bianco. Poi ci ha portato i ravioli. Allora, come antipasto ci ha portato due ravioloni così, con i pomodorini. Ragazzi, è mattina, io mi sto allenando la mattina, ragazzi, sono le 8:15, ok? Già mi viene fame, voi non potete capire. Ok, porta questi due ravioli e poi un'altra cosa sempre come antipasto. Ah, la pizza fritta! La pizza fritta, ok. Porta il primo, porta la genovesa e porta, adesso non mi ricordo come si chiama, una cosa con l'aglione, una roba del genere, che aveva fatto quella sera appositamente. Quindi due primi, ma ragazzi, non due primi così, due primi, cioè che non erano due primi, cioè non abbiamo... io li ho finiti perché era brutto mandarli via. Poi ci porta, poi è venuto a sedere con noi Pino. Ma a te perché? Sapete cosa ci ha portato? Ci ha portato, loro la chiamano la pasta del lunedì, ok? Che è praticamente la pasta con il pesce, è un misto che... Adesso lui quella sera mi ha spiegato, io non mi ricordo più come è fatta, perché poi ovviamente ho registrato il video perché era interessante capire come si fa sta pasta. E quindi ho mangiato quella. Poi, dolci, quattro dolci. Anzi no, scusate, quella seconda sera, la prima sera ci ha portato le sfogliatelle ricce e frolla calde. Ma ragazzi, lasciamo perdere. Cioè, una cosa che veramente... non potete capire, 17, scusate, vai! Avete visto? Parlo del mangiare, boom! Mi sbarella la testa, incredibile! Vai, un minuto ragazzi di workout, di allenamento veloce, vai! Fino a 18, poi portate il tappeto a 4, raga, 4, inclinazione 0, perché facciamo gli ultimi 2 minuti di defaticamento. Siamo quasi. Ok, siamo andati 18, benissimo raga. Abbassate la velocità, la portiamo a 4. Ok, è il tappeto a 0, raga, benissimo. Workout terminato, facciamo 2 minuti di defaticamento. Ok, e poi... siamo arrivati alla prima puntata di Antonio La Trippa. Nel secondo, qui troverete fuori scritto Napoli 1, dopo registrerò un altro workout, sarà Napoli 2. Ok? Quindi seguite il primo e il secondo workout, che vi faccio sapere cos'altro ho mangiato il giorno dopo, venerdì, che giri ho fatto. Vi racconterò un pochettino questa spettacolare esperienza di Napoli, ragazzi, esperienza culinaria e di rapporti con le persone di Napoli, ok? Ovviamente ragazzi, parlo per me e ovviamente per il mio lavoro e il mio obiettivo. Io non è che fermo la gente per strada, io vado nei locali ovviamente, quindi posso giudicare Napoli in generale e i ristoratori, o comunque quelli che lavorano con il pubblico, ok? Che danno, ovviamente, che offrono cibo. Ecco, penso di essermi spiegato bene, ok ragazzi? Quindi Napoli 1 finisce qui, tra poco comincerà Napoli 2, seguitemi, prossimo workout. Manca ancora qualche secondo e poi interrompiamo. Abbiamo fatto 20 minuti di allenamento, di workout a media intensità, ok?
10 secondi, ci siamo quasi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ok ragazzi, perfetto, perfettissimo. Ok, workout terminato. Workout terminato, raga! Bellissimo allenamento, bellissimo, di media intensità, tranquilli, e ricordatevi di iscrivervi a questo benedetto canale e di cliccare sulla campanella, perché ragazzi, qui si lavora sul tappeto.